Grazie.
tanto bevi, no? Di là ora! Ora! Auguri! Buon lavoro! Viva gli sposi! Infatti, fa le foto Davide. Mettete lui. Giratevi verso Davide accanto a palloncino. Sì. Questo poi lo porti a casa. Ora mi cola l'occhi. Sì, è meglio lì che qua. Dentiera, ragazzi, la dentiera. Dietro, scappa. Alla cerimonia vedo che se c'è un paravere. Lascio un fogliettino scritto. Sarà meglio, questa età. Una fotocopia dopo si mette in tasca. Articolo 143. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia, alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Marucci Mauro, puoi prendere in moglie la più presente Carmignani Norma? Sì. E te Carmignani Norma, puoi prendere in marito il più presente Marucci Mauro? Sì. In nome della legge vi dichiaro marito e moglie. È un pigiama. È un pigiama. Ok, la pigiama.